Parabola delle 10 vergini. Alleggerisci bello! Da qui attacchiamo noi, caro. No. Noi siamo le muse. No, non è proprio così, perché le vergini rappresentano le anime cristiane che vanno incontro a uno sposo che non ha fissato il matrimonio di notte. Tanto è vero che queste poverette si devono attrezzare di torce, perché sennò non vedono niente al buio. E tra l'altro lo sposo non gli ha dato nemmeno un orario, cioè una nottata è lunghissima. Tant'è vero che queste vergini aspetteranno finché a un certo punto non si addormenteranno tutte. Cioè, solitamente è la sposa che tarda, ma si sa che nel Vangelo è un po' tutto al contrario. Oh, fin qui si parla di anime che vanno incontro a Dio, che è lo sposo. Il punto è che questo incontro non avviene perché di Dio non c'è traccia. E infatti, cinque di loro, che sono le più sagge, non sapendo quando arriva sto benedetto sposo, mica si portano solo le torce, che erano alimentate con un po' d'olio dentro. Ste furbe si porteranno anche un barattolino con altro olio, perché metti caso che lo sposo tarda e le lampade si spengono, che effettivamente è un ragionamento che non fa una grinza, perché lo sposo arriverà esattamente quando le lampe si stanno per spegnere. Lo sposo sta arrivando! Tanto è vero che le altre cinque stolte, non avendo altro olio per alimentare le lampade, dovranno allontanarsi un momento per andare a comprare un altro po' d'olio, giocandosi dopo un'attesa lunghissima l'incontro più importante della loro vita. Cioè, è come se tu parti per un viaggio, ti porti il telefono, ma ti dimentichi il caricabatteria a casa. E a fine giornata, proprio quando il telefono sta all'1% di batteria, ti chiama l'amico più caro che hai. E tu perdi la telefonata più bella della giornata. In altre parole, Dio dà a tutti un appuntamento, il più importante della nostra vita. E noi ci andiamo pure, solo che siccome non lo incontriamo subito, ce la prendiamo con lui perché non si presenta. Quando invece l'ora, la sappiamo e come, perché è l'ora più buia, nel bel mezzo della notte, quando ti senti morire, quando tutto intorno a te si spegne, proprio in quel momento lui entra in scena. E se hai olio a sufficienza per mantenere la speranza che lui arriva proprio in quel momento, lo vedrai.